Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace, nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Eccellenza reverendissima, proprio un'ora fa, allora, io anche di là ho detto, eccellenza, buonasera, io sono Padre Antonio, mi ha detto. Adesso mi ha ricorretto il Vescovo. Padre Antonio, proprio un'ora fa ho sentito il Vescovo Vincenzo che si raccomanda di darle il benvenuto e io aggiungerei anche il bentornato, visto che il Vescovo Antonio, Padre Antonio, è il Vescovo di Teggiano Policastro, storicamente è il Vescovo del Beato Domenico Lentini, quando Lauria faceva parte della diocesi di Policastro. Per noi averla qui significa riagganciarci ad un passato bellissimo, seppur difficile, quello in cui ha vissuto il Beato Domenico, ma sicuramente un passato carico di santità, e l'esempio del Beato Domenico nell'esempio più folgorante. Io la ringrazio perché lei è venuto, perché è venuto qui per spezzare con noi la parola, l'Eucaristia, per darci il suo insegnamento, ma soprattutto per offrirci, ecco, anche la sua amicizia. Per noi è davvero importante la sua presenza, per questo a nome della comunità e a nome del Vescovo Vincenzo, bentornato in questa Chiesa. Sono io a ringraziare voi per questa opportunità. Ringrazio e saluto il Vescovo Monsignor Vincenzo Rufino per l'amicizia che ci lega, la fraternità, e per il suo impegno generoso a servizio di questa comunità e di questa regione. Ringrazio Don Michelangelo che ha avuto la bontà di invitarmi a questo momento. Sono grato al Signore perché questa figura di santità è maturata anche a contatto con un altro vescovo redentorista, Monsignor Laudisio, vescovo di Policastro, è destinatario di un miracolo straordinario da parte del Beato Lentini. Tanti motivi di grazia che ci mettono a vivere in condizioni di vivere questo momento con grande gioia ed entusiasmo. Ringrazio gli altri parroci della città, il carissimo Padre Nello e gli amici del coro, le religiose. È davvero un pensiero particolare a quanti ci seguono da casa, gli ammalati, le persone sole, gli anziani, a quanti in questo momento si aspettano da noi di essere ricordati, salutati e portati con le loro intenzioni di preghiera su questo altare. Lo facciamo con la stessa solidarietà, con lo stesso impegno, con lo stesso altruismo e lo stesso zelo apostolico che contraddistinse la vita del Beato Lentini. Riconosciamoci peccatori, invochiamo fiduciosi la misericordia del Padre. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi e le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare e prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si rivolge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostarti davanti agli altri dei e a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. E scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. E come albero piantato lungo i corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Convertitevi, dice il Signore, perché il regno dei cieli è vicino. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Parola del Signore. Carissimi, nel giorno immediatamente successivo al rito dell'austero delle ceneri, quello di ieri, la parola di Dio ci presenta, direi, il percorso di ogni vita cristiana. Chiunque vuole salvare la propria vita la deve perdere. Chi vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce. Sono parole sconcertanti, parole di una portata carica di responsabilità. Andare dietro Gesù, come seguire Gesù, cosa ci promette Gesù? Ecco perché poi la vita per noi cristiani è una risposta a una vocazione, e attraverso quella risposta vogliamo raggiungere e vivere la santità cristiana, andare dietro di Lui. E ognuno di noi è custode di una vocazione eccezionale, straordinaria, la vocazione alla vita sacerdotale. Beato Lentini è una risposta vocazionale riuscita, la vocazione alla vita religiosa, la mia, quella di Frannello, quella delle suore, ma dobbiamo anche dire che la vocazione più comune, più diffusa, è quella della famiglia, il matrimonio. E in quella via ordinaria bisogna realizzare la santità, e direi che è proprio nel matrimonio e nella famiglia che queste parole di Gesù diventano sempre più attuali. Vivere con responsabilità quella vocazione, la santità nella famiglia, significa ogni giorno prendere la propria croce. E talvolta, quando siamo spazientiti, ci rivolgiamo alla persona che il Signore ci ha messo accanto e gli diciamo: tu sei la mia croce. Ed è anche vero, perché attraverso la croce si raggiunge la santità. Il matrimonio come via ordinaria di santificazione, non solo personale, ma familiare. E così il matrimonio è l'espressione di un inizio di una chiesa domestica che diventa lo spazio dell'amore. Quanti attacchi, quanti massacri
rispetto al matrimonio, quanta confusione, quante scelte ambigue, spesso dettate più dal criterio dell'emotività, più dalla superficialità, più dal rifiuto di un impegno stabile, duraturo e permanente. Però vi assicuro, in fondo al cuore di ogni giovane, di ogni ragazzo, cosa vuoi della tua vita? La prima risposta è spontanea, sorgiva, una vera famiglia. C'hanno il desiderio, la nostalgia di una famiglia che sia chiesa domestica, di una famiglia che possa garantire lo spazio del perdono, dell'amore, della vita, dell'educazione, della trasmissione della fede. Talvolta poi dovranno fare i conti con vicende dolorosissime della vita che conducono poi ad abbandoni, separazioni, divorzi. Ma nessuno sceglie questo. Ognuno si auspica e desidera che la propria unione sia davvero amata, benedetta e protetta da Dio. E la risposta più bella che possiamo dare al Signore che ci chiama alla vita e ci chiama alla santificazione è trasformare ogni famiglia in chiesa domestica. Ecco che il matrimonio cristiano non è solamente un'emozione e non è neanche solo un sentimento, ma è un progetto d'amore che parte sì dal cuore, ma che passa attraverso la mente, e cioè scelte deliberate e libere, fatte di sacrificio, di prendere la croce, di silenzi, di perdoni. E quanti santi, mamme di famiglie, papà di famiglie, che sono rimaste inchiodati alla loro parola di fedeltà e di giuramento, e che oggi la Chiesa riconosce ufficialmente come santi. Prendere ogni giorno la croce, rinnegare se stessi, perdere il proprio io per incamminarsi sulla via del noi. Il matrimonio cristiano, la famiglia cristiana, è un sogno che parte direttamente dal cuore di Dio. Non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio dare un aiuto che gli sia simile. Dio sogna l'amore per noi. Dio sogna la comunione. Dio sogna la vita. E quando dobbiamo fare i conti con una cultura devastante rispetto ai legami, rispetto ai sentimenti, perché è una cultura che propugna l'effimero, l'occasionale, il piacere come appagamento momentaneo, diventa sempre più tragico e triste poter presentare il progetto cristiano sulla famiglia e sull'amore. Ma noi non ci stancheremo mai di continuare a parlare di questa splendida vocazione che effettivamente sta nella mente e nel cuore di tanti nostri giovani. Non è vero che sono banali, che sono superficiali, che non si vogliono impegnare. È tutto il contrario. Desiderano veramente l'autenticità di un legame, di un impegno, di una speranza affidabile. E la santità allora diventa questo prendere ogni giorno la croce. Non ci deve rendere tristi, perché credere, la fede, non può diventare una zavorra tristissima sulle nostre spalle. Non possiamo accettare il Vangelo come qualche cosa che ci ha tolto la libertà, ci ha tolto la bellezza. Questo sarebbe un tradimento della fede. Significa vivere non la vera fede, ma questa è una dimensione religiosa, non è ancora la fede. Perché la religione induce alla paura, alla dipendenza, alla schiavitù, a un Dio padrone. La fede invece ci dà la libertà, la gioia, la creatività, l'entusiasmo, l'inclusione e soprattutto la bellezza di un incontro. La fede non può renderci tristi,
L'attesa di nostro Signore Gesù, che deve venire come il giudice dei vivi e dei morti, non può essere un'attesa banale. C'è uno scrittore del secolo scorso che dice: commisero quei cristiani che attendono la venuta di Gesù come quando aspettano monotonamente l'arrivo del pullman. No, carissimi, la vita cristiana è fatta di entusiasmo, di gioia, di passione, di bellezza, e anche le scelte vocazionali non ci devono indurre a una mediocrità di vita. Non ci abituiamo alle nostre vocazioni. Ogni giorno bisogna viverle con la gioia, con l'entusiasmo, perché la risposta vocazionale al sacerdozio, alla vita consacrata, alla famiglia, al matrimonio, non sono delle trappole, ma sono delle opportunità. Che tristezza vedere persone che trascinano i propri percorsi vocazionali, matrimoniali, sacerdotali, con la monotonia e la mediocrità degli ignavi, di chi non fa nulla di strano, nulla di nuovo, nulla di bene. Che tristezza. Questa non è la santità. E noi oggi siamo di fronte a una figura di santità significativa per il nostro territorio. Una delle più belle biografie, ci ricordavamo con Don Michelangelo, porta un titolo che a lui non piace: Prete e basta. Io ho detto: no, a me piace molto questo, anche perché ero amico di chi l'ha scritto, il vostro concittadino, Monsignor Cantisani. Oggi noi viviamo nella cultura delle etichette, nella cultura dei follower, del quanto più consensi puoi prendere, e per cui anche tra i preti si è diffuso le categorie: prete di frontiere, prete di retroguardia, prete di strade, prete di sagrestia. Ma questo prete Lentini si dedicava più a Dio o ai fratelli? Queste classificazioni sono offensive. Lui era prete e basta. No, non ci importano le frontiere. Questa è una schizofrenia nella Chiesa. Non esistono preti di frontiere, non esistono i preti anticamore. Ogni prete è chiamato a questa altissima vocazione di stare nelle frontiere dello Spirito. Non è possibile dire: se il Beato Lentini si dedicava più a Dio e ai fratelli, veniva chiamato l'angelo dell'altare. Era un mistico, eppure era l'uomo accanto alle famiglie provate, gli ammalati. Era una santità che si declinava nella ferialità. E una figura straordinaria di prete non può accettare classificazioni. Non esistono preti o vescovi di strada e poi quelli di chiesa. Ma questa è una contraddizione schizofrenica. Il Vangelo non ammette queste divisioni. Il Vangelo è inclusivo. Chi accetta Dio accetta la sfida dei fratelli. Chi accetta la strada, la frontiera, accetta quella dimensione mistica. Ecco perché prete e basta. Perché a me non piace che si classificano i preti. I preti che fanno le grandi rivoluzioni e i preti che invece vengono considerati di seconda categoria perché lavorano in silenzio, nel nascondimento, accanto agli ultimi. Prete e basta. E io voglio parafrasare questo titolo riferito alle famiglie: famiglia e basta. Tutte le altre cose sono sovrastrutture che offendono, oltraggono il sogno, il progetto di Dio sulla famiglia. Io vorrei continuare tantissimo, ma ho già sforato i miei tempi, perché le mie prediche durano 7 minuti. Però siccome ho fatto un viaggio di un'ora, ho voluto anche prendermi un po' di tempo per poter condividere con voi questi sentimenti. Famiglia e basta.
tutte le altre etichette che questa cultura sta costruendo sulla famiglia non aiutano a raggiungere la santità. Fratelli e sorelle, abbiamo intrapreso il cammino della Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione. Ci chiediamo di essere docili al messaggio della salvezza per raggiungere pienamente trasformati alla Santa Pasqua. Preghiamo insieme e diciamo: guidaci, Padre, con il tuo Spirito. Guidaci, Padre, con il tuo Spirito. Per tutti i battezzati, sorretti dallo Spirito di fortezza, seguano Cristo nel deserto della prova per superare con la forza della fede ogni tentazione. Preghiamo. Guidaci, o Padre. Per Papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, illuminati dallo spirito di sapienza, con la parola e con la vita, aiutino i fratelli a perseverare nell'adorazione dell'unico Dio. Preghiamo. Guidaci, o Padre. Per i catecumeni, sostenuti dallo spirito di intelletto, in questi 40 giorni si dedicano alla preghiera e alla meditazione della parola. Preghiamo. Per le nostre famiglie, guidate dallo spirito di amore, riscoprano la dimensione domestica della fede nell'ascolto del Vangelo, nella preghiera e nell'accoglienza reciproca. Preghiamo. Per noi qui riuniti in assemblea, rivestiti dello spirito di santità, attingiamo da Cristo, vincitore del maligno, la forza per non lasciarci sedurre dagli idoli del mondo e obbedire univocamente alla parola che salva. Preghiamo. Per il nostro fratello Nicola, ad un mese dalla sua scomparsa, i nostri fratelli defunti Filippo, Antonia, Maria, Nicolina, Domenico e Teresa, la misericordia di Dio li accolga nella schiera degli eletti. Preghiamo. Colma delle tue benedizioni, Signore, questo popolo in cammino verso la Pasqua. Tu che provvedi ai tuoi figli il pane quotidiano, fa che non si stanchino mai di cercare il pane vivo disceso dal cielo, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
pregate perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, oh Signore, l'offerta che presentiamo sul tuo altare, perché ottenga a noi il perdono e renda onore al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa attingono ai misteri della redenzione e la pienezza della vita nuova. In Cristo tuo Figlio nostro, Salvatore e Redentore, e noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza,
Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, San Giacomo, il Beato Domenico Lentini e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,
Per la distribuzione dell'Eucaristia, due ministri staranno ai piedi dell'altare, dunque la navata centrale, un ministro per la navata di San Nicola, un ministro per il coro e la navata del Beato Domenico Lentini.
preghiamo per la partecipazione a questo sacramento. Dio onnipotente, fa che purificati da ogni colpa possiamo accogliere i benefici della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Beato Domenico, ministro del Vangelo, che ha animato la consapevolezza della bontà del Signore e nella tua predicazione itinerante, non ti sei stancato di proporre l'invito alla conversione e al ritorno a Dio. Fa che anche noi possiamo comprendere che nel sacramento della penitenza il sacerdote diviene dispensatore della divina misericordia e testimone della vita nuova, che nasce grazie al pentimento del penitente e al perdono del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Domenico Lentini. Sacerdote dal cuore indiviso, hai saputo coniugare la fedeltà a Dio con la fedeltà all'uomo. Totalmente debito al ministero, sei stato ricco solo del tuo sacerdozio. Con ardente carità ti sei rivolto ai giovani, che educavi a essere saldi nella fede, e ai poveri, ai quali offrivi tutto ciò di cui disponivi. Fa che anche noi possiamo avere un'ardente fiducia nella divina provvidenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Domenico Lentini. Yeah.
l'angelo dell'altare, il fulcro vitale della tua spiritualità, fu la croce, considerata la via dell'amore, che si dona e si sacrifica per i fratelli. A imitazione di Gesù, che ha offerto se stesso per la salvezza del mondo, continua ancora oggi a indicare la via della croce come itinerario spirituale per vincere il peccato, accogliere i segni della misericordia di Dio e procedere con sempre maggiore decisione nel cammino della santità a cui ogni battezzato è chiamato. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Domenico Lentini. Diletto di Maria, la devozione alla Vergine addolorata sotto la croce in te risplende in modo eloquente. L'hai amata e venerata con affetto di figli e a lei hai fatto ricorso durante tutta la vita, specialmente nei momenti di difficoltà e di prova. Fa che, come te, affidiamo noi stessi le nostre attività alle sue mani e al suo cuore di madre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato Domenico Lentini. Thank you.
Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato il beato Domenico Lentini a illuminare la comunità cristiana con le parole e a formarla con la testimonianza della vita, concedi che custodiamo la fede che ci ha insegnato e seguiamo la via che ha tracciato con l'esempio, per Cristo nostro Signore. Ordine e matrimonio, eccellenza, sono i due sacramenti a servizio della comunione, a servizio della Chiesa tutta, e in entrambi i casi c'è la sequela a Gesù, come lei ci ricordava nella sua omelia riguardo al matrimonio e riferimento poi al sacerdozio. È vero, prete basta e senza etichette. Io lo definisco anche prete immenso e Lentini per i suoi doni che ha avuto. Il suo legame con la croce è un legame forte, riconosce in Gesù il suo bene, il suo tesoro e il suo tutto. Questa è un po' la frase caratterizzante di tutto il suo ministero, di tutta la sua spiritualità. Per questa ragione, eccellenza, abbiamo pensato di fare dono ai vescovi dell'omelia sulla risurrezione del Beato Domenico Lentini, una copia conforme all'originale, che è proprio l'omelia nella quale il Lentini si riferisce a Gesù chiamandolo il suo bene, il suo tesoro e il suo tutto. Non è completa, questa è solo la parte che riguarda questo aspetto cristologico, in attesa di poterla pubblicare tutta intera, così da poterla avere nel suo episcopio, da poterla anche proporre al suo presbiterio, quale essenzialità della vita di ogni cristiano, quella di essere sempre essenziale, ma essenziale in quindi le facciamo dono di questo, addirittura a memoria del legame della diocesi di Teggiano Policastro con questa chiesa, rinnovando a lei ringraziamento per essere stato qui in mezzo a noi. Grazie a voi. Grazie a voi di cuore. Grazie anche del dono. Rinnovo anche il ringraziamento al coro. Qui, eccellenza, questa novena si caratterizza anche perché questo territorio così frammentato ha tante chiese ma anche tante animazioni liturgiche, ed è bello che ogni sera della novena ci sia un coro di tutta la città che animi la novena. Stasera è il turno della contrada di Pecorone. Noi usiamo queste distinzioni solo per capire dove ci troviamo geograficamente, ma siamo tutti appartenenti all'unica chiesa, a questa città di Lauria. Quindi ringrazio anche loro per il servizio offerto. Colgo anche l'occasione per avvisare che domani è l'ultimo giorno della novena, ma è già anche la prefestiva della solennità del Beato Domenico Lentini. E raccomando tutti la partecipazione non solo alla novena domani sera, ma anche al Beato Transito. Il Beato Transito domani sarà qualcosa di veramente bello. Oltre che la messa della notte a ricordo della rinascita al cielo del Beato Domenico Lentini, ci sarà la veglia che sarà sostituita dalla Sendart, cioè la vita del Lentini sarà raccontata con la musica e con la sabbia. Questo sostituisce la veglia del Beato Transito. Alla fine della Sendart c'è direttamente poi la messa della notte. È un'esperienza bella, ve l'assicuro. L'orchestra Mercadante ha studiato ex novo la vita del Lentini per realizzare questo, io non lo chiamerei spettacolo, questa veglia un po' diversa.
Dio misericordioso, il tuo popolo ti rende continuamente grazie per le sue grandi opere, per le tue grandi opere, e ripercorra nel suo pellegrinaggio le vie della penitenza per giungerla alla contemplazione del tuo volto per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per intercessione del beato Domenico Lentini, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.